Signore e signori, buongiorno, siamo a Robecco d'Oglio per il settimo incontro di campionato regionale tra le squadre del Robecco in maglia blu e la squadra della Canottieri Valdesio in maglia azzurra. Ecco le formazioni delle due squadre. Il Robecco, numero 1 Bianchi, 2 Ferrari, 3 Lucini, 4 Fornasari, 5 Boldini, 6 Guardiani, 7 Davide Michele, 8 Grandi, 9 Girelli Massimiliano, 10 Girelli Eric, 11 Presti Guido. In panchina 12 Masotti, 13 Almici, 14 Chiroli, 15 Stabilini, 16 Girelli Enrico, 17 Merli, 18 Antonioli, 19 Masotti Daniele, 20 Zanichelli. Formazione della Canottieri Valdesio, numero 1 Arcari, 2 Rossetti, 3 Zappanelli, 4 Martini, 5 Bergamaschi, 6 Marenghi, 7 Iannacone, 8 Aris, 9 Raimondi, 10 Zanotti, 11 Arisi. In panchina 13 Agosti, 14 Capelli, 15 Cavagnoli, 16 Lacchini, 17 Marchini, 18 Gerola, 19 Valetti. Ed è iniziata la partita tra Canottieri Valdesio e Robecco, che gioca in casa. Maglia blu per il Robecco e maglia azzurra per la Canottieri Valdesio. Ed è la Canottieri Valdesio in attacco con Zanotti, che offre la palla ad Aris. Aris si gira, controlla il pallone, si appresta a crossare in mezzo, ne nasce un tiro cross che si appoggia sull'esterno della rete. E al quarto minuto c'è una punizione per la Valdesio, cross in mezzo, colpo di mano di Fabiano Ferrari, nessuno protesta, evidentemente c'è un fallo. Rivediamo al rallentatore l'azione, c'è una netta spinta di Aris su Fabiano Ferrari, che colpisce come un pallavolista perché è spinto nettamente alle spalle. Quinto minuto, avanza Eric Girelli a grandi falcate, frena la sua corsa e viene attorniato da quattro giocatori, poi si districa un po'. Offre la palla troppo tardi, forse per Massimiliano Girelli. La palla finisce in rete, ma inutilmente, perché è fuori gioco. Incursione d'attacco per il Valdesio. Iannacone e Rossetti dialogano. Rossetti si avvicina all'area, la mette in mezzo, ma Fabiano e Boldini fanno piazza pulita della loro area. Decimo minuto del primo tempo, avanzano i difensori della Valdesio. Palla offerta a Raimondi sulla destra. Palla per Arisi. Tiro in porta, ma la palla è fuori per la Valdesio. Palla in alto e svetta su tutti Bianchi, che si accartoccia su un grappolo di giocatori. Siamo giunti al 17° del primo tempo. Palla sulla destra per Davide Michele. Tiro in mezzo, Martini ribatte per primo. La palla viene conquistata al limite dell'area da Eric Girelli. Eric Girelli affronta i suoi avversari, cerca di entrare in area, poi tira, ribatte Bergamaschi. Eric non demorde, tira in porta ed è Arcari a dirgli di no questa volta. E rivediamo questa azione pericolosa del Robecco con Eric Girelli, che entra in area, tira, ribatte Bergamaschi, poi colpisce di mano, come si vede dal fermo immagine, Girelli, ma insiste, fa lo slalom tra i difensori, scaglia un altro tiro in porta, ma Arcari gli si oppone. Marenghi per Aris, deliziosa giravolta, tiro in porta che gli si strozza in gola, anzi sul collo del piede. E Zanotti adesso al limite dell'area per la Valdesio, tiro in porta che non ha nulla da dire. Valdesio in attacco, Arisi prende il pallone, palla in mezzo, ribattuta Boldini, poi Lucini per Iannacone che tira in porta, nessun problema per Bianchi. Robecco adesso in attacco, Fornasari che dialoga con Fabiano Ferrari, tiro in mezzo, palla domesticata da Massimiliano che pennala un assist per Girelli, ribattuta e poi c'è un intervento su Girelli, l'arbitro dice che è calcio di rigore. Quando siamo al 23° del primo tempo protestano i giocatori, ma noi cerchiamo di rivedere questa azione. Stop di Massimiliano Girelli che con un tunnel offre la palla a Eric, poi la palla viene ribattuta da Arcari. Si avventano due giocatori sul pallone, ma purtroppo la telecamera è impallata e l'arbitro avrà visto sicuramente meglio. Ed è Filippo Grandi che si appresta a tirare la punizione del calcio di rigore e tira in porta, tiro centrale e il portiere è beffato. 1-0 per il Robecco contro la Canottieri Valdesio al 23° del primo tempo. E rivediamo anche questo calcio di rigore più da vicino. Tiro centrale, il portiere si tuffa, la palla però gonfia la rete. E dopo il gol di Filippo Grandi,
riprende la partita con il la connessione Baldesio in svantaggio sul campo di Rovecco. Ed è Lucini che butta in avanti un pallone. Rossetti sbaglia l'intervento. Presti passa la palla a Eric Girelli, che lascia partire un tiro da lontano che si infila nell'angolino alla destra del portiere Arcari. 2-0 per il Rovecco dopo solo i 5 minuti dal primo gol, anzi 2 minuti dal primo gol. Rivediamo tutta questa azione passando dal controllo difettoso di Rossetti. Presti che conquista un pallone, lo offre a Eric Girelli che si inventa un tiro dalla tre quarti. Il tiro sembra non irresistibile ma è angolatissimo, rimbalza davanti al portiere che non ha nulla da fare. Reagire, forza, la partita è lunga, dai! Ed è doppio il vantaggio del Rovecco al fischio dell'arbitro che deve far riprendere la partita. Ed è Michele Arisi sulla destra per il Baldesio, entra in area, tiro che si stampa sul petto di Boldini, poi interviene Presti, cincischiano i difensori e poi Boldini allontana. E siamo giunti al 40esimo e ancora Eric Girelli che cerca di avanzare, va sul fondo, poi l'appoggia a Davide Michele, palla in mezzo, sforbiciata di Massimiliano Girelli che mette a segno un gol preziosissimo per il Rovecco che va in vantaggio per 3-0. E adesso c'è Massimiliano che esulta e abbraccia il fratello minore che è in panchina. Ed è 3-0 per il Rovecco sulla canottieri Baldesio. E Massimiliano riceve i complimenti dai suoi compagni a turno anche per la prudenza che ha messo in atto per questo terzo gol. E noi la rivediamo a rallentatore la sforbiciata egregia di Massimiliano che infila il portiere. La partita ricomincia ma il passivo per il canottieri Baldesio si è fatto pesante sotto di 3 gol. Siamo agli sgoccioli del primo tempo. Presti allontana la palla al centro del campo, raggiunge Marenghi che si tuffa a volo d'angelo e l'arbitro fischia, impossibile! Pur cercando di sforzarsi di vedere cosa può aver visto l'arbitro, ci risulta davvero difficile capire la decisione dell'arbitro. Vediamo soltanto un volo d'angelo del numero 6 Marenghi. Batte la punizione Zanotti, palla in area, spinta, colpo di testa di Bergamaschi e rete! Accorcia la distanza da canottieri allo scadere del primo tempo, ma noi abbiamo qualche dubbio sulla regolarità di questo gol. Nessuno protesta, l'arbitro segna il nome di Bergamaschi che ha portato il risultato sul 3-1, ma vedremo cosa dice la moviola. E dalla ripresa al rallentatore si può verificare la spinta netta di Bergamaschi su Guardiani. E a questo punto, se ci fosse stato il VAR, forse l'arbitro avrebbe potuto annullare questo gol. Manca davvero pochissimo alla fine del primo tempo quando ricomincia la partita, 3-1 per il Rovecco. E infatti l'arbitro non lascia nemmeno finire l'azione, fischia alla fine del primo tempo col risultato di 3-1 per il Rovecco.